7 allora minuti dopo le ore 18, buon pomeriggio, buon inizio serata a tutte e a tutti voi da parte di Parole e Voci. Ovviamente fra un po' vi spiegheremo anche perché abbiamo aperto con questo brano, perché oggi sarà un appuntamento veramente imperdibile, tutto da ascoltare, quasi un'ora e mezza per parlare purtroppo ancora di uno dei più efferati omicidi che la nostra città abbia mai visto e conosciuto. Torneremo a parlare appunto del caso di Simonetta Cesaroni. Ovviamente buonasera alla nostra Alessandra. Ciao Alessandra. Ciao Vanni, buonasera a tutti. Parole e Voci, Radio Città Aperta. Gaspar fra un po' ci raggiungerà ovviamente anche lui nei nostri studi, e soprattutto buon pomeriggio a chi veramente è un onore per noi riaverli qui un'altra volta, chi ci parlerà con dovizia di particolari di tante situazioni di questo caso che ancora ha troppe ombre. Buonasera a Igor Patruno, giornalista e scrittore. Buonasera. E a Paolo Cochi, regista documentarista. Ciao Paolo, grazie. Buonasera anche a voi. Grazie ad entrambi ovviamente. E poi durante il corso della nostra trasmissione, Sandra, avremo altri tre collegamenti veramente tutti da ascoltare con chi ovviamente ha seguito questo caso fin nei minimi dettagli. Sì Vani, hai detto bene, noi vogliamo riparlare, parleremo ancora di Via Poma, del giallo di Via Poma, così come è conosciuto, come è noto a livello non solo romano e nazionale, ma ormai è un fatto internazionale. E siamo qui appunto con Igor Patruno e Paolo Cochi. È un piacere avervi, è un piacere grande essere qui, grande emozione oggi per non far cadere il silenzio sulla terribile morte di Simonetta Cesaroni. Dobbiamo continuare a parlarne. Assolutamente. Sì, assolutamente sì. Allora, intanto vorrei introdurre Paolo Cochi, perché è esperto di cold case. Paolo, sei in televisione, ora ci racconti dove possiamo trovarti. Sì. Ti occupi appunto, ci sono anzi 8 appuntamenti dedicati alla zona oscura, quindi parliamo del mostro di Firenze, sì. Ma ti stai occupando e ti sei occupato e continuerai a occuparti anche di Simonetta Cesaroni con Via Poma oltre la Cassazione. Intanto dove ti possiamo trovare? Allora, in questi giorni sta andando in onda La Zona Oscura, Viaggio nei luoghi del mostro di Firenze, su Italia 7 tutte le sere alle 22. E mentre il caso di Via Poma, ci sarà la presentazione il 7 agosto, quindi all'Isola del Cinema. Quindi l'Isola del Cinema, presentazione di Via Poma oltre la Cassazione. E la messa in onda, sempre su Italia 7, sarà il 21, domenica 21 alle 21:30. Come sarà? 21 luglio, sì. 21 luglio. Come sarà articolata la puntata, il momento dedicato proprio a Via Poma? Chi Via ci Poma sarà con te? Parli della trasmissione televisiva, è il documentario in versione integrale, quindi è ampliato nei contenuti e dura buoni 20 minuti in più. E all'Isola Tiberina con chi L'Isola sarai? L'Isola Tiberina saremo lì presenti a presentarlo, ci sarà Carmelo Lavorino e Igor Patruno, naturalmente. Sì. Igor, sarai presente, quindi. Beh, certo. Perché invito in diretta, perché non ci siamo ancora. Beh, poi collaborate molto insieme, quindi questa cosa di Via Poma la seguite anche insieme. In qualche modo, no, del suo lavoro, no, di documentarista, è nata insieme. Sì. Poi ci sarà il libro di Via Poma, questo dopo l'estate, che sto scrivendo con Francesco Bruno e l'avvocato Loria. Ecco, quindi stai scrivendo un nuovo libro, un libro proprio dedicato a Simonetta Cesaroni. Sì, al caso di Via Poma. Poi tornerai a trovarci quindi con il libro ultimato. Dunque, una domanda che voglio rivolgere a entrambi. Perché non deve cadere il silenzio su questa vicenda, sul cosiddetto giallo di Via Poma? Chi vuole iniziare? Ma intanto il dato fondamentale è che una ragazza giovanissima, piena di vita, è improvvisamente stata spenta in un palazzone che si trova in Prati. Io ho usato questa metafora, la ragazza di periferia che va a morire nel palazzo dei ricchi. Ricordiamo a tale proposito il tuo libro, La ragazza con l'ombrellino rosa. Ricordiamo Pontesisto, no? Sì. Perché poi appunto l'editore ci ascolta. Edizioni dice, Pontesisto. Non dite mai Pontesisto. Certo. Pontesisto, sì, Edizioni Pontesisto. Comunque. 7 agosto 1990. Esatto. Allora, il dato che secondo me è più forte, no, in tutta questa vicenda, è la profonda ingiustizia.
no? Per questo ho voluto usare questa metafora, che non è una metafora ovviamente tra virgolette politica, no? Ma è una metafora che riguarda proprio la vita. La vita di Simonetta è stata strappata e l'assassino è in giro, è libero, no? Ammesso che non sia morto, no, ma comunque non ha pagato al momento, non ha pagato nemmeno un minuto, nulla. Esatto, e questo è il dramma vero di questa vicenda. Ecco, chiedo anche proprio a Paolo Cochi, te ne sì. sei occupato moltissimo, sei regista, documentarista, quindi hai seguito molto il caso di Simonetta Cesaruni di Via Poma. Sì. Perché bisogna parlarne ancora e non far cadere il silenzio? C'è un grande muro. Guarda, un grande muro su questo caso. Io la seguì all'epoca anche perché ero coetaneo e quindi mi colpì molto all'epoca, e poi ero anche dello stesso quartiere, quindi ebbi un forte shock emotivo per questo delitto, che fu il primo diciamo delitto femminicidio mediatico, no? Il primo femminicidio. E poi appunto ascoltando Igor Patruno nei vari video, nei vari appuntamenti che faceva lui, sono stato stimolato, infatti lo contattai per appunto quando feci il primo documentario. Patruno ha un modo eccezionale di parlare, quindi sono stato incantato e allo stesso tempo stimolato a svilupparlo e a trattarlo come diciamo sono abituato a fare anche per gli altri cold case, quindi con gli atti processuali, con le carte, andando a rivedere appunto i dettagli di quello che è un caso estremamente complesso. Estremamente complesso, e possiamo dire che è stato trattato malissimo a livello investigativo all'inizio, e questo ha compromesso poi, come tutti ben sappiamo, gli esiti delle indagini, poi dei processi, insomma. Due domande, Paolo. Intanto, cosa ti colpisce dei cold case? Spieghiamo agli ascoltatori, sono i delitti irrisolti. Delitti risolti, sì, sì, certo. Ecco, e se nel quartiere di Cinecittà, dove ancora poi abitano mamma e, sì. e sorella di Paola, di Simonetta Cesaruni, li conoscevi, le incontravi, le avevi viste mai nel quartiere? No, non ho avuto quartiere. Il piacere, ho sentito telefonicamente la sorella recentemente, i legali della famiglia, però non li conoscevo, ecco, però era insomma empaticamente vivevi il quartiere, quindi vivendo il quartiere, sì, mi ricordo l'agosto 90, me lo ricordo benissimo, infatti c'era il deserto a Roma, ecco, per ritornare un po' indietro, è vero Paolo, è vero, c'era infatti, veramente sì. il deserto sì. adesso è diverso. E quindi questo mi ha un po' quando ho ripreso quando ho preso in mano il caso, ho cercato di ritornare indietro nel tempo, e mi è venuta in mente appunto una cosa molto interessante, che per esempio quasi tutti i negozi erano chiusi, non è come adesso. E appunto abbiamo fatto una ricerca con Emilio Orlando alla circoscrizione, all'epoca era la 20ª circoscrizione a Via Poma, per vedere quali bar aperti erano, c'erano. Perché questo? Perché ci fu la discussione sull'orario della morte di Simonetta, e quindi se Simonetta aveva mangiato dopo il pranzo, l'orario della morte si sarebbe spostato in avanti, certo. in avanti. E quindi mi è venuto in mente, perché io avevo proprio questo cartello nella mia stanzetta chiuso per ferie, c'era l'obbligo di comunicazione alla circoscrizione di quando un bar, un esercizio, un negozio qualunque, se si doveva, era è obbligato, vero, Roma era sì. all'epoca era serrata, avuto questo spunto mi è venuto, quindi con questo spunto sì. Però hai fatto la scoperta. Sì. Sì, che appunto in bar era una detta, no? Sennò... ah già, è vero, perché l'avevo anticipata la volta scorsa. Sì, i bar erano chiusi, l'unico bar aperto era a Piazza Mazzini, proprio dove presero il caffè i due portieri, Vanacore e l'altro,
e che non somministrava alimenti, quindi era un bar di un piccolo bar che faceva il caffè, ecco. Quindi Simonetta si diceva, lo chiedo a te Paolo ma anche a Igor, si diceva che si potesse essere fermata per consumare un tramezzino, un cornetto, questo non è possibile? Non è possibile, sì, perché da escludere proprio assolutamente. Sì, in base a questi dati sì, perché molto interessante, viene accompagnata dalla sorella appunto alla fermata di Super Augusta, prende la metro, sotto la metro assolutamente ora come allora non c'è nessun somministratore, sì, di alimenti. E poi in questa via c'è via Lepanto, via Ferrari e alcune vie limitrofe, dove abbiamo quattro bar e questi bar, uno addirittura c'è ancora la gestione di allora, erano chiusi, quindi la pizzetta fu rinvenuta, la pizzetta nella borsa della Simonetta, ma era quella della mamma, quindi la ragazza non ha mangiato. E questo è un punto importante. Chiedo a tutti e due, intanto il 7 agosto del 1990 è rimasto impresso a tutti noi. Io stavo per imbarcarmi per la Grecia. Ricordo che quando arrivai ad Atene correvo a prendere giornali italiani perché volevo seguire il caso, volevo capire. Quindi voi dove eravate? Igor, Paolo, quel giorno, il 7 agosto del 90. Mi fai venire in mente un libro che ha scritto un mio amico che si chiama Montolli, che si è occupato appunto, no, di un caso, il caso Genchi, molto controverso, no? E lui nel libro dice una cosa che è molto intrigante, molto affascinante, cioè quando affronto, no, penso al delitto di Via Poma, io dentro di me dico una cosa: per fortuna che ho un alibi, no? Ecco. E questa cosa la dice lunga, no, probabilmente su tutto quello che no, su tutte le considerazioni che possiamo fare. È vero. Ed entriamo subito nello specifico, perché lo ringraziamo di essere qui con noi in collegamento in diretta, professor Giorgio Bolino, medico legale e docente all'Università Sapienza di Roma. Professore, grazie e buon pomeriggio. Salve, buonasera a tutti. Buonasera. Sì, buonasera professore, buonasera. Buonasera professore, buonasera e benvenuto. Dunque, grazie, buonasera a voi. Siamo qui con Igor Patruno e Paolo Cochi, sì, in studio. Professore, intanto vorrei ricordare il suo ultimo libro, Le indagini medico-legali sulla scena del crimine. Quanto è importante la scena di un crimine, di un delitto, professore? Beh, direi che è fondamentale. Diciamo che da lì si parte per un'analisi accurata di quelli che poi saranno sempre inevitabilmente gli stessi quesiti che il magistrato si propone all'atto del conferimento dell'incarico di una consulenza tecnica, cioè l'identità del soggetto, l'epoca, la causa, i mezzi del decesso e poi quel quanto altro di utile a fine di giustizia che racchiude tutto il mondo investigativo, perché soltanto in sopralluogo si possono cogliere rilievi biologici, formazioni pilifere, schizzi ematici, quelle tracce che inevitabilmente nella interfaccia con l'ambiente l'assassino viene a lasciare. Diciamo che nell'arco dei primi momenti e delle ore successive tutto questo materiale può essere individuato, raccolto per poi essere analizzato con calma, ma se non viene individuato e non viene raccolto adeguatamente, l'analisi successiva è completamente una pura fantasia. Quali sono gli errori più gravi, fondamentali, gravissimi fatti al momento della scoperta del corpo di Simonetta Cesaroni, secondo lei? Ma guardi, gli errori, chiaramente col senno del poi è sempre facile trovarli. Diciamo che quel tipo di sopralluogo, anche col cosiddetto senno di prima, è un sopralluogo abbastanza facile perché si svolge in un ambiente chiuso. Le difficoltà sono rappresentate dal fatto che l'ambiente è ampio e che soprattutto l'appartamento è inserito in un condominio che è di dimensioni non indifferenti. Però diciamo che una analisi avveduta avrebbe dovuto portare a bloccare immediatamente le entrate e le uscite dello stabile e congelare
indubbiamente la scena del più diretta del crimine, cioè quindi l'appartamento stesso, ma non pensare alle vie di accesso e alle vie di fuga chiaramente rappresenta un elemento di scarsa valutazione delle esigenze che il caso richiedeva. Certo. Professore, sono Igor Patruno. Il Lego. Suo libro mi è stato segnalato e ovviamente vivamente consigliato da Paolo Cochi, che sta qui, che sta qui con me. Io l'ho comprato su Amazon, mi è arrivato il giorno dopo e l'ho visto. Fra l'altro, ne ho parlato adesso, senza fare nomi, no? Con dei professionisti che conosco, e tutti insomma mi hanno detto che è un libro eccezionale, anche se poi diciamo lei mi permetterà di dire che dal mio punto di vista, no, è una galleria degli orrori, insomma, in qualche modo, no? Sfogliandolo, però è quello il vostro mestiere, quindi chiaramente, no, è il vostro modo di affrontare le cose. Allora, con Paolo, appunto, che mi ha raccontato un po' anche di questo convegno che voi avete tenuto alla Lincoln Campus University, un po' mi ha detto che sono emerse, che insomma, che lei ha individuato alcune cose molto importanti, no? Non solo diciamo quello che sembra vedersi un pelo pubblico, no? Sulla mano della povera Simonetta. Però lei sa che quella foto è stata fatta poi dopo, no? Dopo che il corpo era stato girato. E però, no, c'è un dato che secondo me è invece molto importante, cioè lei ha letto sulla mano, sul collo, insomma, delle chimosi, e questo francamente, no, insomma, è quasi dirompente, no? Per chi ha seguito il caso, cioè nel senso che poi insomma io se dovevo prestar fede appunto al medico legale che ha fatto l'autopsia Carella Prada, beh, insomma, queste cose non le ha raccontate nella sua relazione. Indubbiamente l'analisi delle fotografie è un'analisi che insomma non può essere paragonata al riscontro diretto nei confronti della salma. Certamente non è strano immaginare che una ragazza in buona salute, per quanto diciamo è sempre donna e quindi magari succube di un'aggressione, non abbia neanche cercato minimamente di difendersi, e quindi è abbastanza anche logico che ci potessero essere delle lesioni ulteriori, tipicamente rappresentate da una colluttazione, un tentativo di difesa, un tentativo di sottrarsi all'aggressione stessa e quindi al posizionamento con il quale magari l'assassino, l'omicida ha voluto appunto trattenere la vittima per poi colpirla reiteratamente nella maniera brutale che ben conosciamo. Quindi io francamente non mi stupisco di questo. Niente di più normale, professor Bolino. Diciamo, in un delitto così violento niente di più normale, perché purtroppo fa parte proprio della dinamica stessa di un'aggressione dove le lesioni da arma bianca sono tali e tante da evidenziare proprio anche una dinamica psicologica dell'overkill, quindi dell'utilizzo visione che va al di là del meccanismo stesso del raggiungimento dell'omicidio, perché si vuole inferire, perché si vuole tra virgolette punire la vittima in maniera anche esemplare. Certo, l'ultima domanda, almeno quanto mi riguarda, è relativa al contenuto gastrico, no? Noi abbiamo affrontato questo argomento al convegno, se ricorda parlammo di contenuto gastrico, quindi 150 cc, alla luce di questo nuovo dato, ecco, che era quello che, non so se lei ricorda, dei bar chiusi nella zona di Via Poma. Certo, la sua indagine sull'analisi degli esercizi di ristorazione dell'epoca. Si può considerare, quindi si può anticipare con una buona dose di certezza l'orario e restringere la finestra temporale?
ammettendo che l'ultimo pasto è quello dell'ora di pranzo, sì. Certamente il dato del contenuto gastrico comincia a diventare allora abbastanza interessante per aiutare a circoscrivere l'orario e a renderlo, diciamo, un po' più utile ai fini investigativi. Quindi indubbiamente un contenuto gastrico per un pasto come quello che è stato riferito, se non sbaglio, dalla madre della vittima, può essere fatto risalire a circa 2-3 ore dalla assunzione degli alimenti, e quindi mediamente, ecco, 2 ore e mezza circa dalla loro assunzione. Quindi è plausibile un orario tra le 16.30 e le 17.30, ecco. Plausibile. Partendo da un orario di assunzione che sia però, ecco, appunto 13.30, sì, e non ulteriormente intervallato da ulteriori aggiunte di alimenti. Ma mi sembra che la sua acuta indagine investigativa abbia eliminato quest'ultima possibilità, se non sbaglio. Ok. Grazie, professore. Grazie. Prego. Grazie. Prego. Grazie, professore. Prego. Grazie davvero, Vanni, insomma, lo ringraziamo davvero il professor Bolino. Assolutamente sì, un contributo veramente essenziale. Grazie, grazie, buon proseguimento di lavoro. Grazie, buon lavoro. Buon lavoro. Buon lavoro, a presto. E, insomma, emergono delle cose molto interessanti, Igor, Paolo. Voi poi siete. Sì, noi ci siamo uniti a voi in questo. In questa informazione, in questa costante ricerca di giustizia, poi fondamentalmente. Cosa dici, Paolo? Io dico che è molto importante il discorso dell'orario. L'orario, sì. Ovviamente anche quello della colluttazione. Però riesco a dare una connotazione di maggiore importanza al discorso dell'ora, anche per il fatto degli alibi, sì, che sono stati scartati, tanti alibi proprio per questo orario qui. Quindi andrebbe a rivedere tutta una serie di cose. Non irrilevante, perché assolutamente contrario. Stiamo parlando, sì, se appunto, no, il ragionamento di, sì, Polino e di Cochi è giusto, cioè mettendo insieme i due elementi, stiamo parlando di una cosa molto importante, cioè anticipiamo l'orario era quello scritto della morte, nella prima sentenza a Busco. Lo anticipiamo, che era un po' in contraddizione però quell'orario con delle telefonate che sarebbero state fatte. Sì, Umani Ronchi, infatti il medico legale fa una relazione, dove dimostra proprio questo. Ecco, allora, se anticipiamo l'orario della morte di almeno, da quello che ho capito, mezz'ora, no, più, forse sì, di più, perché quindi l'ultima sentenza, quella di Cassazione, da le 18.30. L'ultima sentenza dalle 18.30, ecco. Quindi qui invece parlava, quasi un paio d'ore, qui si parlava tra le 16.30 e le 17, se non ho capito male, facendo i conti. 16.30, 17.30, ecco, più o meno. E però questo sarebbe in contraddizione con le telefonate che Simonetta, no, dovrebbe aver fatto alle colleghe, no, secondo la testimonianza, sì, di una, sì, collega. Ma io intorno alle 17.30, sì, a meno che non sia stata uccisa. Tabulati non ce ne sono in giro. No, non ce ne sono in giro. Perché nel 90 ancora non erano digitalizzati. No. Però io, se mi permetti, questa è una mia opinione che poi scriverò anche nel libro, quella telefonata secondo me non viene fatta da Simonetta Cesaroni. Tu dici, Paolo, da un'altra donna? Sì, secondo me. Ma dai. Quindi la presenza di una donna, di una complice donna. Ipotizzo questa cosa, che poi non sono il primo a ipotizzarla come Igor, ben sa. E come poteva conoscere dati da inserire? No, quindi allora, dati precisi? Attenzione, perché innanzitutto la testimone e la Simonetta Cesaroni non si conoscevano di persona. Si erano sentiti un paio di volte telefonicamente. Al telefono. Ecco. E poi c'è un altro dato che mi conferma questo, che è il computer, e questo lo abbiamo dal verbale di Paola Cesaroni, questo dato, reso la sera stessa del ritrovamento, nel quale lei descrive il computer acceso con il cursore che lampeggiava sulla casella dove sarebbe stato inserito il dato richiesto al telefono,
avrebbe dovuto essere, ecco, essere inserito. Sì, sì, sì. Mi sono un po' incartato perché no, è anche difficile. È chiaro. Cioè, l'oggetto della telefonata era la richiesta di questo codice da inserire in quel contesto lì che però, è rimasto. Questo codice non è stato inserito e quindi l'oggetto della telefonata anche cade, perché tutto quel giro di telefonate che praticamente creano l'alibi a tre persone, non lo so, cioè cade. Creano l'alibi a tre persone, ma soprattutto tengono fuori una marea infinita di persone. Certo, certo. E questo certo, non lo dobbiamo certo dimenticare. Naturalmente quella di Paolo anche è un'ipotesi legittima, cioè quindi è una delle cose che possono essere accadute. E sì, vi chiedo, Paolo, Igor, si potrebbe legare questo discorso a quei mozziconi di sigarette trovati un paio di giorni prima? Ma dove io sembrerebbero, francamente non credo che si possano legare ai mozziconi di sigarette, perché forse quelli appartengono a una storia appunto completamente diversa, che con l'omicidio della povera Simonetta, che tra l'altro non fumava, non c'entrano assolutamente nulla. Comunque, l'altro dato invece di cui abbiamo parlato sono, diciamo, queste ecchimosi che giustamente, no, e con grande correttezza Bollino ha detto: stiamo parlando di una foto, certo, no? Certo. E quindi una foto, no, che è stata, dice non dice, certo, esatto, dice, che, certo, che è stata anche un po', diciamo, no, così, più foto quelle della salutottica, sì, sì, si vedono chiaramente, sì, 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 no, no, cioè, ecco, stiamo parlando di una foto, dicevo, in senso generale stiamo parlando della foto, cioè di foto, no, quindi essendo delle foto, no, nel momento in cui tu vai a fare, no, anche degli aggiustamenti con dei programmi ad hoc per queste cose, è chiaro che magari delle ombre, no, possono emergere, però, no, poi insomma stiamo parlando di un medico legale, quindi se la sua, io l'ho sentito con molta, cioè lui ha messo, ha specificato, sì, che si tratta di una foto e che quindi, no, non può essere certo al 100%. Sì, però io ti dico per esperienza, avendo visto foto di molti cold case, no? Cioè il fatto che non venga riportato nell'esame, nella relazione di Carella Prada, un'ecchimosi, succedeva all'epoca, cioè succedeva che veniva omesso un dato successo del genere, ma lo stesso, però anche Carella Prada mi pare che parla di aggressione, quindi sì, però tu capisci che se ci sono, sì, delle ecchimosi sulle mani e, sì, sul collo, sì, questo qualche racconta una storia, perché poi vedi, Paolo, io quello che ho sempre tentato di capire, di fare, no, è quello di cercare di raffigurare che cosa è accaduto, no, dentro quella maledetta stanza chiusa, no, adesso la stanza probabilmente era aperta, io dico l'omicidio della stanza chiusa, no, come proprio caso, no, ecco, quindi il questo elemento dice che c'è stata, sì, una relazione che, però, no, certo, che è passata attraverso, sì, le mani, sì, cambia, il collo, cambia, esatto, tanto, cambia tanto, molto. Ma io ti dico, guarda, ma a livello di colluttazione? Ma colluttazione proprio, o io non parlerei proprio di colluttazione, aggressione sessuale? Però parlerei aggressione sessuale, esatto, aggressione fisica. Esatto, aggressione fisica. Attenzione, guardi, guardando le foto, e tu le guardate forse anche più di me, quelle sono ecchimosi, ragazzi, quelle sul collo è inequivocabile, e sono pre-mortem, certo, è molto chiaro, ma questo ce l'ha detto il dottor Bollino, ma ce lo può confermare qualsiasi altro medico legale. Io credo che anche di non di pace, cioè, è chiaro. Volevo dire specificare quel discorso del codice, perché non so se si è capito prima del computer. Scusa se cambio, sì, un attimo. Sì, ritorniamo un passo, indietro, un passo indietro al computer. Il codice era OSFI, mi pare, una cosa del genere. Sì, forse dobbiamo dire che quello era un programma di contabilità. Sì. No? Simonetta inseriva, il suo lavoro qual era? Inserire le prime note. Sì. No? Lei durante tutto il suo lavoro, questo dicono degli esperti che hanno guardato, no, il contenuto del computer, ha inserito solo due prime note. Sì. Doveva, per rendere esecutivo l'inserimento, doveva inserire due codici per ogni prima nota.
lei non ricordava uno di questi due codici che aveva già inserito, perché questo lo vediamo nei tabulati precedenti, tra l'altro. Quindi era una sorta di password che aveva già inserito, però diciamolo, sennò poi non capiscono, nei giorni precedenti. Questo è una sorta di password per ogni operazione che veniva fatta, contabile. Qui parliamo di computer, proprio i primi 90, poi computer. I primi. Quindi aveva bisogno di questa password per attribuire al capitolo di bilancio la spesa. Ecco, allora, per farla semplice, se io chiamo Igor Patruno e gli chiedo: mi dai la password per entrare in questo campo del programma, e poi mi uccidono e questa password non viene inserita, qualche problema c'è, insomma, per farla semplice, insomma. Sì, ecco, insomma, quello che Paolo credo stia dicendo, ed è molto importante, è che probabilmente, no, lei è stata uccisa, no, diciamo, senza aver inserito il codice. Senza aver inserito il codice. Su questo ci fermiamo. Quindi questa è una certezza. Sì. È una certezza. Il verbale di Paolo Ciceroni, sì. E andiamo avanti, perché fra un po' un altro collegamento importantissimo per entrare proprio nello specifico, proprio in questa situazione. Entreremo proprio nella scena del crimine fra poco. Neanche questo brano è stato messo casualmente, It's My Life, è la mia vita, è quella che vorremmo veramente che avesse ancora Simonetta Cesaroni. Caso che stiamo ridiscutendo in questa puntata veramente straordinaria, siamo insieme dalle ore 18, ovviamente lo faremo fino alle 19:25, sempre ovviamente con la nostra Alessandra qui in studio. Eccoti qua di nuovo, Alessandra. Vanni, sì, siamo qui con grande emozione e tensione, perché sì, è una puntata particolare. Sì. E quindi ringraziamo ancora Paolo Cochi e Igor Patruno, che sono anche qui loro presenti in studio. In collegamento telefonico invece l'avevamo già annunciato, un altro collegamento assolutamente interessante e importantissimo. Ringraziamo il professor Carmelo Lavorino, criminologo e docente di fama nazionale ed internazionale. Buonasera professore. Buonasera. Buonasera a voi, buonasera a Paolo, buonasera Igor. Buonasera professore. Buonasera professore. Professore, benvenuto, è un grande privilegio e onore averla con noi. Lei ci fa entrare direttamente, quindi entriamo con lei nella scena del crimine. Una domanda: lei ha definito sempre il giallo di Via Poma un delitto fortunato, perché professore? Ma fortunato perché quelle tracce che l'assassino ha lasciato sulla scena del crimine, col suo comportamento, sono state lette male, sono state cancellate, è stato fortunato, e gli inquirenti sin dall'inizio presero una pista sbagliata e non hanno avuto la capacità e l'autocritica di tornare indietro. Anche quindi, la pista dell'arma del delitto, professore, è sbagliata? Sì, anche perché diciamo questo. Allora, abbiamo cominciato scena del crimine. Scena del crimine parla, il corpo parla, le ferite parlano, tutto parla. Il problema è che bisogna sapere dialogare, conversare con la scena del crimine, con le tracce esecutive, simboliche lasciate dall'assassino, come si è organizzato per farla franca, e poi si può capire come sono andate le cose. Io ho scritto diversi anni fa un libro intitolato Inganno strutturale, dove dico che chiaramente il gruppo che agito in una maniera particolare per depistare si ferma all'interno dell'AIAG, e che con altissima probabilità la ragazza, la vittima, è stata uccisa prima delle ore 17, quindi quelle telefonate non sono state effettuate da Simonetta Cesaroni, e qui ci troviamo di fronte complice a un abilissimo inganno, un abilissimo depistaggio, un tentativo di fare credere quello che non si poteva credere. E andando avanti, cosa abbiamo? Abbiamo detto le ferite parlano le zone colpite, parla il numero di colpi, dove si sono concentrate le ferite. Prima ho sentito giustamente il professor Bolino che parlava di overkilling, vuol dire andare oltre la morte, colpire con maniera odiosa, rancorosa, distruttiva, e infierire in maniera non per uccidere
ma per una sorta di rito psicologico, di ritualità particolare. Abbiamo che le zone colpite sono 5: il viso, gli occhi, la gola, il petto, il ventre e l'inguine. Quindi abbiamo sicuramente un omicidio a sfondo sessuale, di una ferocia imbarazzante, una ferocia assoluta proprio. Sì, non c'è stato stupro, perché probabilmente il soggetto in quel momento non era capace di andare in erezione, probabilmente la reazione della vittima lo ha innervosito, lo ha infuriato, tanto gli ha provocato una fortissima ferita narcisistica. Comunque ci troviamo di fronte a 29 coltellate, pugnalate, sferrate con un tagliacarte in maniera ripetitiva, quantomeno ci ha messo 2-3 minuti. Prima si è seduto con forza sopra la ragazza stordita, che aveva colpito alla tempia destra con un violentissimo schiaffo. La ragazza è caduta, naturalmente prima c'è stata una interazione fra il vittima assassino che ha provocato un certo numero di lesioni, di contusioni, di ecchimosi. Poi il soggetto ha cominciato a colpire prima al petto per uccidere, poi al volto, poi si è spostato alla sinistra della vittima e ha continuato a colpire in quel modo. Abbiamo poi due fasi di pulizia. Ecco Carmelo, su questo vorrei proprio che tu mi dessi, cioè ci dessi il tuo parere, no? Proprio su questo aspetto, no? Proprio su queste zone parzialmente deterze, no? Come tu stesso le hai definite. Ecco, però io vorrei prima, no, attirare l'attenzione dei nostri ascoltatori, che evidentemente non lo sanno, che le zone, almeno due zone deterse, in particolare quella dietro la testa, è caratterizzata da dei gocciolamenti. Cioè le zone che sono state deterse, guarda caso, no, sono quelle dove ci sono dei gocciolamenti. Allora io adesso vorrei un po' la tua esperienza, no? Allora, quei gocciolamenti sono da attribuire, te la faccio così la domanda perché te la farebbe così la maggior parte della gente, sono da attribuire alla fase omicidiaria oppure no, sono da attribuire ad altro? E quel parzialmente appunto deterzo, che cosa sta a significare secondo la tua esperienza? Allora, il parzialmente deterzo significa che l'assassino immediatamente dopo aver recuperato il controllo, quindi dopo essere uscito dalla crisi crepuscolare, ha cominciato sempre in maniera compulsiva, in preda all'ansia, in preda perché si è reso conto di quello che aveva fatto, a pulire, così come il bambino quando ruba la marmellata la fa cadere sul tavolo, più pulisce e più sporca, e con molta probabilità per fare questo tipo di attività ha usato qualche indumento della ragazza, della vittima. E questo è quello che riguarda l'aspetto della pulizia 1. Poi è intervenuto un soggetto che ha cominciato una pulizia in maniera più completa. Comunque io non sono per dire che è stata una pulizia altamente professionale, perché non c'è stata questa pulizia professionale, però in maniera più approfondita. Poi abbiamo lì tre tipi di macchie. Quelle che tu dicevi, Igor, sono quelle macchie, sono tonde, esatto, abbastanza, diciamo, sono di 2,5 cm, 3 cm, sono tonde, sono essiccate e deterse, quindi sta a significare che questo tentativo di pulizia su quelle macchie è stato fatto un periodo di tempo dopo che il sangue si era già essiccato, si era già grumato, quindi stiamo parlando di uno 50 minuti. Ma la loro origine, secondo te, Carmelo, la loro origine? Sono di Simonetto o di un altro o di un'altra? No, a mio avviso quelle sono le macchie del sangue di Simonetta. Ora, per cadere,
per cadere, per formare quel tipo di corona circolare, devono essere cadute o quantomeno da un 40-50 centimetri, o altrimenti sono le cosiddette macchie di rimbalzo. Però è anche vero che poiché il soggetto ha potuto toccare, poggiare quando erano ancora fresche, premere con qualcosa sopra, probabile che le macchie le abbia leggermente allargate, e qui stiamo, lo dico chiaramente, stiamo effettuando uno studio proprio completo di nuovo su tutte queste macchie ematiche, quindi una BPA, blood spatter analysis, per vedere anche la direzionalità delle altre macchie, perché mentre alcune sono tonde, significa che sono piombate dall'alto, sono cadute dall'alto, quindi sono macchie di gocciolamento, probabilmente con i vestiti ancora sporchi di sangue, dopo che c'è stato questo tentativo di lavare, eccetera, cioè di lavare, di pulire in maniera compulsiva, invece ci troviamo delle macchie che sono di schizzo, e queste macchie di schizzo sono direttamente legate o mentre il soggetto colpiva o mentre faceva emergere la lama. In questo però, stavo dicendo prima, c'è stata un'attività secondaria, cioè postuma, almeno 50 minuti dopo la morte della ragazza, di un personaggio, un soggetto che ha deposto, ha posizionato con cura, proprio con un atto di pietas, di delicatezza nei confronti della vittima, il corpetto di pizzo sangallo sul ventre che era sporco di sangue, però non essendosi sporcato sta a significare che il sangue si era essiccato, quindi sono passati almeno 45 minuti, 50 minuti. Questo quindi è quello che ci posso dire. Due fasi, Carmelo? Prego? L'omicidio in due fasi, no? Ha avuto una fase dell'aggressione e poi una seconda fase, perché è passata quasi un'ora, perché il sangue... Un attimo, l'omicidio ha avuto due fasi brevissime, quelle dall'aggressione fisica senza arma, senza tagliacarte, e poi quella col tagliacarte. Invece quello che tu stai dicendo, Paolo, giustamente, quello diciamo è la fase di pulizia, la fase after crime, la fase per depistare, per farla franca. Quindi fra le due fasi c'è stata una richiesta d'aiuto, un movimento, un qualcosa di particolare che ha fatto venire un secondo soggetto, perché la vittima è stata lasciata in una posa sguaiata, in una posa di disprezzo, con le gambe aperte, certo, esposta a tutti, e questo a mio avviso è un atto psicologico commesso dall'assassino. Invece l'atto di pietas, quello di coprire il corpo, però naturalmente è stato fatto con una certa ritrosia, con ansia, anche con un po' di panico, eccetera, è stato effettuato da una seconda persona, che non è che l'ha buttato sopra, l'ha proprio disposto. Ecco, quindi una complicità. Fare tutti i ragionamenti che vogliamo. Però c'è una cosa importante: l'orario della morte, ecco, collegando che all'interno della borsetta di Simonetta Cesarone è stata rinvenuta la sua pizzetta, che mangiava sempre entro le ore 17, e poi i famosi 150 centimetri cubi di fucili all'interno dello stomaco, la situazione del corpetto, e altri aspetti morfologici, e anche il tipo di macchie che ci stanno, a mio avviso l'omicidio è successo entro le ore 17. Allora, da questo punto andiamo sulle telefonate. Queste telefonate, se ci sono state, non sono state effettuate da Simonetta Cesaroni. Poi, se ci sono state, copre uno o due gruppi che avevano interesse a crearsi un alibi, o altrimenti a depistare, a spostare i sospetti da se stessi. Io vorrei da vedere se ci sono state o non ci sono state. Quindi qui andiamo a livello di ipotesi multiple. Senti, Carmelo, una domanda secca, e poi chiudiamo, perché così almeno andiamo avanti con la trasmissione. Allora, secondo te l'assassino si è ferito?
Sì, l'assassino si è ferito perché per sferrare 29 pugnalate, specialmente con quel tipo di tagliacarte che aveva, cioè era non agevole da impugnare, si è ferito, però si è ferito naturalmente non in maniera estrema, non in maniera profonda. E però secondo te anche che il tagliacarte che è stato rinvenuto sulla scrivania di Maria Luisa Sibilia, la quale la mattina lo cercava e non lo trovava, e quindi l'assassino sapeva che quel tagliacarte era di Maria Luisa Sibilia, non sapeva che Maria Luisa Sibilia la mattina lo avesse cercato, quindi è un soggetto territoriale che conosceva che quel tagliacarte era di Luisa Sibilia, ma non sapeva che la Sibilia la mattina lo avesse cercato. E questo restringe un poco il campo e ci può fare lavorare a livello ipotetico, logico, deduttivo sul profilo dell'assassino. Carmelo, scusa, una domanda mia altrettanto secca, quindi omicidio movente sessuale, giusto? Omicidio movente sessuale per tacitazione testimoniale, cioè per fare fuori il testimone scomodo. Ok, e poi un secondo intervento da parte di una seconda persona, sei d'accordo con me? Sì, assolutamente. Okay. Professore, ecco, un'ultima domanda da parte anche mia, sono Alessandra. Che cosa ci insegna, cosa ci ha insegnato il delitto di Via Poma? Anche per la nuova criminologia. Ci ha insegnato, sì, a fare il sopralluogo in maniera tecnica, scientifica, fredda, a non inquinare le tracce, a non inquinare la scena del crimine, ad essere molto più analitici, cioè così questo ci avrebbe dovuto insegnare. Poi non è che l'abbia insegnato tanto, perché vediamo oggi gli errori continuano sempre a farli. Altri e soprattutto delitti. Ci ha insegnato anche a non essere presuntuosi e non essere arroganti, perché sono anni che io dico che l'assassino, per colpire, per uccidere la ragazza, ha usato per moltissime volte la mano sinistra, e ciò nonostante ci sono ancora degli esperti che insistono, che fanno finta di non sentire, quindi si comportano come sordi, come falsi sordi, e non vogliono ascoltare quello che non gradiscono. L'assassino è ancora nelle carte, professore, tra le persone fermate, interrogate? Sì, assolutamente, l'assassino è all'interno delle carte, l'ho detto prima. Ci fermiamo di fronte a due porte, o la porta del portierato o la porta soprattutto dell'AIAG, però io guardo molto all'interno della porta dell'AIAG per una serie di motivi che Igor e Paolo Cochi conoscono perfettamente. Professore, la ringraziamo veramente, grazie, un contributo professore assolutamente importantissimo. Io ringrazio voi e tutti. Grazie professor Lavorino, grazie. Veramente un contributo importante, però a me ne parleremo fra un pochino, perché adesso ci fermiamo proprio per il tempo di effettuare il prossimo collegamento teletelefonico, ma se anche dice che è convinto che l'assassino sia ferito, come può escludere che quelle particolari macchie di sangue siano di Simonetta? Cioè lui ha escluso che non siano, possono essere che siano dell'assassino. Sì, ecco, rispieghiamo un secondo e poi vai con lo stacco per la telefonata. Quelle macchie hanno una forma particolare, come ha detto il professor Lavorino, sono tonde, sembrano appunto un gocciolamento. Se l'assassino si è ferito, ha detto che sono di Simonetta, è probabile che abbia cercato di tamponare questa ferita, ed è probabile che si sia spostato, e quindi non si può escludere, secondo me. Ma lui sì, però lui ha detto sicuramente sono di Simonetta. Lui dice che sono di Simonetta, però secondo me non si può escludere, anche perché infatti, poi ritroviamo. Non sono state analizzate. Esatto, non sono state analizzate. Ecco, queste non sono state analizzate. No, neanche i peli ritrovati. Esatto. Errori su errori. Questo pelo pubblico che è stato ritrovato. Non si sa però. Perché non è stato analizzato. Non è stato analizzato, come non sono state analizzati altri peli che poi ritroviamo in altre parti del corpo. E qui ce ne sarebbe da parlare non per un'altra mezz'ora, ma per un'altra, cioè tre giorni e tre notti di fila. A fra poco, dai, ci ritorniamo su.
terza e ultima parte di questa situazione legata oggi al caso di Via Poma, l'assassinio di Simonetta Cesaroni, con tanti contributi, ricordiamo importantissimi telefonici con Igor Patruno e Paolo Cocchi qui in studio, con la nostra Alessandra e quant'altro, ma adesso il terzo e ultimo collegamento, anche questo tutto da ascoltare, assolutamente importantissimo, lo ringraziamo con Fabio San Vitale, giornalista investigativo e regista teatrale, si è occupato anche lui di cold case di fama internazionale. Grazie, buonasera e benvenuto. Buonasera Fabio. Buonasera a voi. Buonasera Fabio. Siamo in studio con Igor Patruno e Paolo Cocchi. Fabio, benvenuto con noi. Sì, buonasera a tutti. Ricordiamo, sei un grande, hai seguito molti casi, molti cold case di fama internazionale. Hai scritto 3 libri, li ricordiamo, Leonardo Cianciulli. Ne ha scritti di più. Di più, e volevo ricordare questi: Leonardo Cianciulli, la saponificatrice, Il mostro chiamato Girolimoni e Morte a Via Veneto, quindi anche una lunga collaborazione con Armando Palmeggiani. Fabio? Sì, beh, con Armando ormai sta per uscire il settimo libro scritto insieme, poi insomma ormai il conto del, diciamo, sono quasi... libri, in tutto ne ho fatti 9. 9 libri, ricordiamo 9 libri. Insomma, ti sei occupato di numerosissimi cold case. La prima domanda che voglio farti è: che cosa ti colpisce dei cold case? Perché li segui? Perché questo interesse, questa passione? Ma un po' perché credo fondamentalmente che quando si affronta un cold case sia la fortuna di arrivare dopo. Quando si arriva dopo significa che la polvere si è posata, e spesso è una polvere mediatica, è la polvere degli errori che sono stati compiuti, delle cattive interpretazioni che sono state date a delle dichiarazioni, del peso dell'opinione pubblica, degli errori magari fatti dai giurati, insomma da tutto quello che ci può essere stato. E quindi esaminare un caso a bocce ferme, secondo me, dà la possibilità di rivederlo a freddo, insomma, al di fuori di quella che è la passione e anche la concitazione alle volte del momento, e consente di trovare quasi sempre degli elementi che non erano stati magari o proprio per niente scoperti, o che erano stati valutati in maniera errata precedentemente. Insomma. Fabio, che mondo si apre? Che mondo si apre, secondo la tua esperienza, seguendo un delitto? Che cosa ci insegnano? Come consideri tu il delitto? Come una parte essenziale della vita delle persone. In genere tutti sono molto spaventati dal crimine, ovviamente, e non, come se fosse una variante anomala, una variante impazzita, qualcosa di totalmente esterno alla società. E invece il crimine è completamente connaturato, non troviamo strano prendere un... so che è un po' provocatorio come frase, non troviamo strano prendere un raffreddore o un'influenza o doverci operare per qualche cosa, perché dovremmo trovare strano un omicidio? In fondo il problema non è tanto che avvengono dei delitti, ma che ne avvengono così pochi. Igor, Paolo. E soprattutto, prego. Diciamo che molti di questi, ahimè, restino insoluti. Senti, lo facciamo insieme agli ascoltatori un percorso, no? Descrivendo che cosa è accaduto. Ecco, diciamo che con Carmelo siamo usciti dalla scena del crimine, con Carmelo Lavorino. Sì. Ecco, adesso cosa accade dopo? Andiamo che al cosa, dopo. Cerchiamo di raccontarlo, perché poi oramai sono 3 volte che vengo qui, siamo ancora fermi alla scena del crimine, siamo ancora fermi a tante considerazioni che ovviamente abbiamo fatto. Certo. Ora andiamo oltre. Ecco, che è accaduto subito dopo? L'8 agosto. E poi il 9, poi il 10. L'8, il 9 e il 10 avvengono una serie di situazioni che riguardano generalmente Via Poma, alcune altre invece ci spostano la scena, per esempio all'Istituto di Medicina Legale. La polizia comincia a indagare e va detto innanzitutto che anche se sappiamo tutti che ci sono stati una serie di errori, tuttavia quella sera, quella notte, in quelle settimane ci sono i migliori uomini, diciamo, della polizia, quindi purtroppo a dimostrazione che anche i migliori sbagliano. C'è Nicola Cavaliere, c'è Antonio Del Greco, che tra l'altro
aveva un record, nel senso che lui quando ha diretto la omicidio ha affrontato, non mi ricordo se 81 o 82 casi, li ha risolti tutti tranne uno, via Poma, quindi diciamo, rappresenta anche per lui un punto che gli è rimasto qui. Allora, uno dei primi elementi, una delle prime cose che avvengono è l'interrogatorio, per esempio, di Raniero Busco, che all'epoca era il fidanzato di Simonetta. Io ho proprio qui davanti a me il verbale di Raniero Busco preso a sommaria informazione. La cosa che mi colpisce, per esempio, è che è una pagina. Raniero Busco lo vanno a prendere alle 2.40 di notte a Fiumicino, il verbale viene chiuso alle 6.30 e nonostante questo è una pagina, quindi ci possiamo immaginare che sia stato pressato in tutti i modi, ma il succo, la spremitura di Raniero Busco, che fu anche abbastanza insomma energica quella notte, produsse soltanto una pagina, quindi non molte informazioni. Quindi dalla parte del fidanzato, che è il primo a essere sospettato, emerge poco. Era forse la cosa più scontata, ma comunque si verifica, perché poi spesso il 60-70% dei delitti è all'interno della cerchia delle persone conosciute. A questo punto però una serie di elementi attraggono l'attenzione degli uomini della polizia: la presenza degli stracci umidi ritrovati nell'ufficio. Poi qui si apre tutto un discorso, no? Perché non sappiamo se l'ha lasciati la signora che aveva fatto le pulizie, c'è il discorso che il microclima della stanza effettivamente probabilmente non consentiva una rapida asciugatura entro la notte del delitto, però fatto sta che la polizia dice: vedo degli stracci umidi, forse li ha usati l'assassino. La porta chiusa a più mandate, alcuni elementi portano verso Vanacore, per esempio il fatto che Vanacore... Scusate, mi sento un po' male, quindi se intervenite io magari... Ti sentiamo, sì. Stiamo ascoltando, ti stiamo seguendo. Vanacore, ricordiamo, è uno dei due portieri di Via Poma. Esatto. Vanacore si occupa di alcune delle scale dell'immenso condominio che ce n'ha 6 di scale. Vanacore però dichiara che non ha mai visto Simonetta nelle 3 settimane che lavorava lì. Questo sembra strano alla polizia. Un altro elemento che loro mettono insieme è il fatto che una che non scendeva neanche a comprarsi le pizzette, ne avete parlato all'inizio compiutamente, difficilmente avrebbe fatto salire uno sconosciuto. Beh certo, questa è la descrizione che avevano dato poi subito, anche che aveva dato la sorella, come di una ragazza prudente. Certo. Esatto. Fabio, una domanda, ti posso interrompere? Paolo, prego. Sì, poi dico un'altra cosa di Busco. Sì, prego, no, finisci. No, volevo dire che Busco fu addirittura fatto spogliare quella notte. Appunto. Quindi, esatto, completamente, per vedere se avesse dei segni di un'eventuale colluttazione, aggressione, eccetera, e non c'erano. Quindi anche questo contribuì poi a scagionarlo in quelle prime ore. Ecco, la domanda appunto è proprio su questo. Mentre giustamente il fidanzato della Simonetta è stato sentito come il portiere, perché... I componenti dell'ufficio, ad esempio, sono stati sentiti giorni e giorni dopo, addirittura 10-15 giorni, alcuni dei componenti, il direttore, per esempio, perché, il presidente. Perché la pista va a torto o a ragione immediatamente sul portiere. Cioè il portiere comincia ad accumulare in quelle prime ore una serie di elementi strani su di sé, anche il fatto che non si manifesti immediatamente, perché ha due buchi nell'alibi, cioè ha un alibi per quel giorno con due buchi significativi, no? Nel corso del pomeriggio dice: sono andato a innaffiare le piante, queste piante non vengono ritrovate innaffiate, non si ricorda neanche poi esattamente dove e in quali appartamenti sia andato. Vanacore convince poco. Però sono stati trascurati, Fabio, scusami, alcuni, non c'è dubbio. Il capo ufficio, insomma, non dico la prima persona, ma i capi ufficio, ad esempio, i colleghi. No. Non c'è dubbio, perché c'è la questione di chi aveva le chiavi per entrare. E tra l'altro la serratura dell'AIAG abbiamo rilevato che non è stata mai cambiata fino a gennaio, quando poi è stata restituita, è stata affittata ad un notaio, quindi
No? Esatto. Ma anche la restituzione in fretta dell'appartamento dopo pochi giorni. Un altro errore. Ecco, grave. Una follia. La domanda, Fabio, scusa, era questa. Perché una secondo follia. Te non sono andati a sentire quelli dell'ufficio, cioè i capi ufficio, ad esempio? Sono stati sentiti alcuni giorni dopo. Perché alcuni sono stati. Sono stati individuati, erano oggettivamente, non erano a Roma, chi diceva di essere a Ostia, l'altro diceva che sta l'altro, lo stesso Bizzocchi che poteva anche eventualmente essere coinvolto nella situazione, però era visibile. Ecco, spieghiamo che Bizzocchi è uno dei due datori di lavoro di Simonetta, sì. Cioè Simonetta lavorava per un'agenzia contabile, un commercialista di Remmo, che aveva due soci, Volponi e Bizzocchi, vai. Esatto. E quindi loro si concentrano su Vanacore perché Vanacore un po' istintivamente è molto freddo, molto distaccato, e questo evidentemente a istinto non piace molto, anche se può dire tutto e può dire niente. C'è il discorso dell'innaffiare le piante che non torna. Poi il fatto che Vanacore all'improvviso, durante un interrogatorio, comincia a dire che ha visto una persona sospetta nel cortile, un uomo, un inquilino, che poi viene identificato nell'inquilino Forza, che non era in Italia, Fabio, non era in Italia. Esatto. E però va detta una cosa importante, cioè va detto che lui dice questa cosa quando sta diciamo è stato effettuato il fermo di polizia. Sì, cioè, questa hai ragione. Esatto, la dice di notte al magistrato, scoppiando in lacrime. Sì, esatto. Quindi diciamo questa è la scena, cioè bisogna che venga raccontata così, perché qualcosa insomma lo suggerisce, insomma, no? Se uno sta in galera, qualcosa... probabilmente forse si ricorda più cose, oppure no, chi lo sa. No? La cosa è suonata male anche perché suonò male anche il fatto che la moglie di Vanacore avesse confermato questa falsa versione del marito, che poi si è rivelata falsa perché non poteva essere quella persona, e quindi perché stavano accusando entrambe qualcuno che non poteva trovarsi lì in quel momento, a quell'ora si pensò, questo proprio mi venne detto insomma dei funzionari della mobile, che si fossero messi d'accordo, e anche questo naturalmente non migliorava la posizione di Vanacore, il quale tra l'altro anche questo caratterialmente non mostrando minimamente nessuna forma di empatia, però sai, questo vuol dire, non vuol dire, perché sono persone che, certo, sono calmissime, più empatiche, quindi, o meno. Fabio, lo chiedo anche a Paolo, ecco, e a Igor. Un'altra domanda per Fabio, perché sì, lui è bravissimo. Paolo, prego. Vorrei aggiungere una sola cosa prima della domanda di Paolo. Che c'è anche il fatto che fu messo sotto controllo, apposta proprio perché stiamo dicendo perché Vanacore, mentre la situazione di Vanacore peggiora, vengono messi sotto controllo anche i telefoni dei familiari, e c'è questa conversazione tra la sorella, tra i due figli, insomma, ecco, esatto, tra i due figli del primo matrimonio di Vanacore, in cui lei dice a lui, la sorella dice al fratello, pensa se esce fuori la storia mia. Allora ci sono tutte queste indagini che poi vengono fatte a Torino, dalle quali emerge che la figlia di Vanacore era cominciata ad assumere da ragazzina, insomma, degli atteggiamenti piuttosto strani a scuola, si era confidata con un'amica e a cui aveva detto che Vanacore la molestava. Sì, questa è una brutta storia, che è emersa, detto, sì. Ecco, che fa emergere, questo però lo diciamo, che viene fatta emergere dalla mobile di Roma, cioè è la mobile di Roma che fa un'indagine a Torino, no? Quindi insomma, questo per correttezza, no? anche nei confronti ritenete che abbia famiglia. Che abbia sempre mentito Vanacore? Lo chiedo a Paolo, a Igor e a te, Fabio. Ritenete che abbia mentito sempre? Ma Vanacore, non lo so, sicuramente sulle le piante annaffiate ha mentito, quello sì. Però Fabio, mi interessava fare questa domanda. Prego, a lui, no? Prego Paolo. Tu prima parlavi della portiera e appunto di Vanacore, che tra l'altro è stato passato allo scanner, quindi l'hanno verificato in tutti i modi, no? Lui, la portiera, parla di una persona, come dicevi prima, che esce, no? Che poi non era in Italia, eccetera. Però ne cita anche un'altra, adesso non facciamo il nome,
però ne citano anche un'altra. Sì, non facciamo il nome. Non facciamo il nome, però ne cita anche un'altra, giusto? Dai capelli biondi, certo. Paolo? Biondo? Sì, no, non facciamo il nome. Non facciamo il nome, però lui cita anche una persona che aveva a che fare con gli ostelli. Anche lei, quindi, no? Oh, sì, lei. Anche lei, proprio, la portiera. Sì, la portiera. Sì, sì. Giusto? Sì, sì, qui c'è, si aprono, io credo, anche la mia sensazione, sinceramente, è che non tutti siano stati verificati in maniera adeguata, e che mentre si inseguiva, a torto o a ragione, la pista Vanacore, che probabilmente, adesso vi dirò, insomma, qualche cosa poteva avere a che vedere con tutta questa storia, modestissimo parere personale, nello stesso tempo si perdeva tempo su altre piste che non venivano seguite adeguatamente, facendo guadagnare tempo a chi aveva tutto l'interesse a distanziarsi da questo delitto. Ecco Fabio, chiudiamo con il tuo parere personale, che mi interessa molto. Dunque, il mio parere personale è che se abbiamo due testimonianze che inguaiano abbastanza Vanacore, ed è quella del figlio che dice: mio padre è uscito alle 22:15 della Guardiola per andare da Valle, e la moglie che dice: io l'ho chiamato alle 23:10 da Valle. Tra le 22:15 e le 23:10 c'è un'ora per fare alcuni piani di scale. Dove è stato Vanacore nel frattempo? Io questo non lo so, naturalmente. Però mi ricordo che quando Vanacore venne interrogato, lui era un osso duro durante quegli interrogatori, e che non è che diceva tanto non so niente. La frase che colpiva anche molto gli inquirenti era che lui diceva: io non parlo, che è diverso. Io non so niente, io non parlo, c'è una certa differenza. È molto diverso. Qui ho avuto è molto diverso. La mia sensazione è sempre stata non che Vanacore fosse l'assassino, anche per questioni, diciamo, più banalmente fisiche, insomma, la schiena di Vanacore non era proprio nelle migliori condizioni per fare azioni di grande elasticità fisica, insomma. Però che comunque potesse avere per carattere, per predisposizione, una tendenza, magari potesse aver aiutato chi aveva fatto quel gesto, insomma, una forma di complicità postuma successiva. Fabio, secondo la tua esperienza, questo suicidio di Vanacore, poi a due giorni dalla testimonianza a processo, è un suicidio, sì, o è un omicidio? No, è un suicidio. Ricordo di averlo esaminato per bene. Guardate, i suicidi avvengono nella maniera più strana. Spesso, giusto per dirne uno, Robin Williams, che si è impiccato, quando è stato? L'anno scorso. Si è impiccato all'anta dell'armadio, quindi dentro l'armadio, poggiando, seduto praticamente. Quindi figuratevi, se no non si può uccidere come si è ucciso Vanacore. Insomma, è possibilissimo che a distanza di tanti anni, quando è riuscita fuori tutta questa storia, lui non abbia più retto. Poi se non ha retto perché era innocente o perché era colpevole, questo non lo possiamo sapere. Di certo, secondo me, ci sono una serie di elementi per sospettare che Vanacore sapesse delle cose di più che non avesse interesse a dire, che non vuol dire che fosse necessariamente l'assassino, però non credo che una persona arrivi dall'esterno, dal nulla, apre la porta, entra e uccide Simonetta, francamente. Infatti, è questo che pensiamo. Certamente. Fabio, ti ringraziamo, grazie moltissimo davvero, per il tuo contributo. Assolutamente sì, importantissime, grazie veramente. Grazie Fabio Sanvitale. Di serata di lavoro. Buon lavoro, grazie. Ciao Fabio. Altro contributo importante per quanto riguarda questo caso, che sembrerebbe veramente ancora avere più ombre che luci. Igor, Paolo, Alessandro, dai. Sì, lasciami dire una cosa però, no? Abbiamo ascoltato e Fabio è stato bravissimo a ricostruire perfettamente, in maniera molto sintetica, però dobbiamo dire che Vanacore, per l'accusa di complicità, è stato ha subito un processo ed è stato assolto, cioè, quindi sì. Insomma, cioè, voglio dire, non è stato rinviato a giudizio, sì. Quindi era un cittadino, questa cosa libero. Va detta, ovviamente, no? Perché poi la libertà e l'onore di tutti deve essere sempre salvaguardata. Si è ricamato molto anche sulla coppia Vanacore e Giuseppa, una coppia diabolica addirittura è stata definita, vabbè, per delle ricorrenze strane. Che cosa ne pensate? No, io penso che comunque solo chiacchiere. Degli elementi strani sulla morte di Vanacore ci sono. Ecco, io non sono
proprio d'accordo con Fabio al 100%, perché allora lui viene ritrovato con una corda, e quindi se tu t'ammazzi perché legarsi, insomma, la preoccupazione è sciocca, e muore in 40 centimetri d'acqua. L'esame tossicologico esclude l'assunzione di psicofarmaci, quindi rimaniamo in incertezza qui. Io non sarei così netto sul discorso del omicidio o suicidio, rimango nell'incertezza su questo punto. Una cosa volevo dire, prego. No, Paolo. No, cioè, per chiudere, Continua, dico. Certamente quello che dici è legittimo. Io penso che si sia suicidato, ma che non si può escludere. Si chiama l'induzione al suicidio. L'induzione al suicidio. Che sia stato indotto a farlo. Dunque, quindi l'assassino è libero, Paolo, Igor. I complici, anche l'assassino credo non sia più in vita, comunque adesso non ci sia io vorrei chiudere, poi lascio a voi le conclusioni, con un elemento che a me è balzato e secondo me è un elemento importante, che almeno da quello che risulta a me il 7 agosto del 90 era l'unico giorno in cui Simonetta Cesaroni ha lavorato da sola all'AIEC. E lo sapevano tutti? Ma no, questo chi lo sapeva non lo so, sicuramente forse in ufficio sì. In ufficio lo sapeva. Forse la domanda è proprio questa, bisognerebbe chiedersi chi è che lo sapeva. Appunto, appunto. Mi ha colpito Paolo quando ha detto forse è morto, ma degli indagati interrogati morti non sono tanti. Beh, io comunque eviterei questo discorso. Sì, perché poi ci addentriamo un po'. Rispetto nei confronti. Sì, assolutamente. Poi non è il nostro compito. Io posso però mi ha colpito questa frase. Posso solo dire che alcuni, ci fu un discorso sul DNA, no? Quindi vennero presi numerosi DNA e che alcuni personaggi non venne preso il DNA perché erano già deceduti. Ecco, e ci fermiamo qua. Assolutamente. Prospettive future, il corpetto di Simonetta Cesaroni, ci sono altri DNA. Esatto, questo è l'altro elemento forte che è emerso, no, durante il processo a Ragnero Busco. Possiamo rivederci? Ci sono altri DNA. Beh, ci rivedremo naturalmente, certamente. E ripartiremo proprio dal corpetto di San Gallo. Sì. Voglio dire soltanto una cosa a finire, a conclusione. Io sono tornata a Via Poma qualche sera fa. Ho trovato un'atmosfera molto strana. Questa luce sparata del cancello, la palazzina B completamente immersa nel buio con una sola finestra accesa con una luce azzurrina fioca, le altre palazzine invece abitate con molte finestre accese, e da una finestra che non ho identificato una musichetta usciva strana, stranissima, un po' una musica come Profondo Rosso, diciamo, quelle musichette, quelle canzoncine. Non era un pezzo jazz, non era un tormentone estivo, non era un po' la David Lynch, una cosa alla David Lynch e alla Profondo Rosso anche. Intanto voglio ringraziarvi, voglio ricordare Paolo l'appuntamento del 21 luglio Italia 7 ore 21:30. Ricordiamo i tuoi appuntamenti con i Cold Case, Paolo. Sì, ecco, il 21 luglio appunto Via Poma, e oltre la Cassazione due ore di Via Poma, versione integrale. E attualmente la zona oscura è il Mostro di Firenze, poi ci sarà anche, che tratteremo anche qui, un viaggio di otto puntate che sta andando in onda anche stasera. Invitiamo a seguirti gli ascoltatori. Poi caso Meredith, caso Narducci, perché poi insomma un po' ne abbiamo parlato, sì, il caso Pasolini che hai partecipato, insomma, i cold case italiani. Benissimo, quindi invitiamo gli ascoltatori a seguirti, e appuntamento all'Isola Tiberina, ricordiamolo Paolo. Sì, Isola Tiberina, 7 agosto Via Poma e 22 agosto il Mostro di Firenze. A presto con te, perché saremo anche qui e tratteremo anche il caso del Mostro di Firenze. Igor, prossimi progetti, poi ci rivedremo in studio, ripartiremo dal corpetto di San Gallo. Beh, come tu sai, sto scrivendo
naturalmente non è un libro su Via Poma, ma è un romanzo che racconta la storia di un giovane italiano che nel 1936, un giovane italiano fascista, che nel 1936 parte e va a combattere per Franco in Spagna durante la guerra civile, e naturalmente vede delle cose che lo portano, diciamo così, ad una grave crisi personale, identitaria. Sì. Ecco, insomma, ricordiamo che l'anno prossimo saranno 80 anni, il primo aprile, che è finita la guerra di Spagna, la guerra civile. Ne riparleremo con te. È stato un massacro, milioni di morti. Sì, è vero. Ne riparleremo con te. Carneficina. Nuovo libro anche di Paolo Cochi, perché stai scrivendo proprio. Sì, con Francesco Bruno. Con Francesco Bruno, col professore. L'avvocato Loria uscirà dopo l'estate, credo settembre-ottobre. Quindi ci rivedremo per parlarne e presentarlo agli ascoltatori. Grazie, davvero, ad entrambi. Veramente è stata un'ora e mezza che si è proprio distrutto così, assolutamente. Si è polverizzata. Grazie. Voi, grazie Igor Padruno, grazie Paolo Cochi, a presto con noi. Vanni, una puntata bellissima. Assolutamente sì. Ora che comunque riapriremo ovviamente tutta questa situazione legata a questo caso già da settembre, perché ovviamente non può essere dimenticata per nessuna ragione. Beh, ricordiamo che noi saremo in onda ancora fino al 10 agosto e poi riprenderemo il 7 settembre, di venerdì sempre. Grazie ancora Igor Padruno, grazie ancora Paolo Cochi, buon lavoro e a presto ancora in studio davvero con noi. Grazie davvero. Grazie.